identificare solamente residenti per cortesia e persone che devono prendere la macchina per andare a lavorare. Non passa nessun altro. Marisha, che faccio? Suona? Suono. Non avevi paura. Dai, abbiamo il mandato, ci abbiamo. Vuoi suonare? Senza essere timido. Forza. Sono tutta gente per bene, è stata 5 anni in spitta, non c'è stava nessuno, nessuna occupazione, sono venuti questi e si sono fatti i lavori da loro. E poi per giunta sono tutte brave persone, io non li conosco personalmente, però li vedo perché stanno qui sotto le finestre mie. Io sarei lì in mezzo con loro a darli il bastonato, non piano. Non ci vuole. Ma chi non ci vede? A noi danno fastidio. Ci hanno trovato gente morta, almeno questi hanno dato una pulita, capito qual è il discorso? Poi si arrivano a piazza, mandala via subito, non dopo che fanno i bambini, capito come? Le donne incinte. Per carità, guarda, stato democratico. Cioè, quando sono entrati stamattina, prima gli hanno detto d'aprì, poi dopo sono entrati tutti quanti e hanno sfondato tutto quanto, hanno preso a piccone un casino proprio. Pati tutti sopra perché giustamente, cioè, voglio dire, lottano per quello che hanno sistemato. Sono in quartiere Magliana. Siamo a casa mia e qui di fronte c'è la scuola 8 marzo che è stata occupata da delle famiglie che non hanno possibilità di comprarsi casa. Carabinieri, cellerini che mandano via intere famiglie da una baracca che loro hanno ritirato su, hanno riqualificato un intero quartiere con questo scherzo. Perché prima qui dentro c'erano le persone che si drogavano e venivano i camion della polizia mortuaria a portare via i morti, i drogati. E adesso ci sono le famiglie, ci sono i campi di calcio, i campi di calcetto, i bambini. E loro li stanno mandando via. È meglio un palazzo vuoto. Questo è quello che pensa il governo, questo è quello che pensa il nostro sindaco evidentemente. Ci te compri casa, una casa in costruzione di 60 metri quadri, ti chiedono 60.000 euro in un anno, il resto mutuo. Io ho 50 anni, mio marito 54, il mutuo non ce lo danno. Dovrei contare sui miei figli che hanno un lavoro precario, perché i lavori sono a 3 mesi, a 6 mesi, a 1 anno, a 3 anni.
piegare i mezzi, veloci! Basta!